Qual è la via più semplice verso il raggiungere il successo con il tuo business, con la tua attività? Dunque, esistono tanti modi per arrivare al successo, esistono tanti modelli e quindi magari alcuni sono migliori di altri, però una cosa che è comune alla fin fine un po' a tutti quanti i modelli di business, perlomeno quelli che lavorano online, è che portare un business al successo significa, alla fine dei conti, coltivarsi un seguito, avere un certo numero di persone che ti seguono, che acquistano da te, che ricevono ciò che pubblichi, ciò che metti online. Questo sia che tu venda prodotti di tipo digitale, sia che tu venda prodotti di tipo fisico, sia che tu venda servizi, in ogni caso nel momento in cui sei online, nel momento in cui pubblichi informazione, è quello che vuoi far avvenire, quindi un po' la misura della dimensione del tuo business è quante persone ti seguono. E quindi si pone un po' il problema di dire, ah ok, vorrei avere centinaia di migliaia, milioni di persone che mi seguono, così il mio business diventa grande. Ecco, è davvero necessario avere milioni di persone che ti seguono oppure no? Quali sono i numeri che contano in questo tipo di modello di business? C'è un famoso articolo scritto da Kevin Kelly, che poi è stato ripreso e citato anche dal famoso Timothy Ferris, che si chiama I 1000 veri fan. E quello che dice Kevin in questo bellissimo articolo, ti consiglio di cercarlo online in inglese, ma è veramente un articolo estremamente interessante, è che per avere successo con un'attività online, ciò che ti serve, ciò che ti basta è avere 1000 veri fan. Basta averne 1000 di veri fan. Non è importante averne 100.000, non è importante averne 1 milione. Certamente buon per te se ce li hai, però è sufficiente averne 1000. Però sottolinea la parola veri, devono essere veri fan, non sono persone che semplicemente una volta magari hanno comprato qualcosa da te. Veri fan significa persone che alla fine comprano, sono così affezionati a te, ti seguono, stanno a guardare cosa fai, aspettano ciò che pubblichi e comprano tutto o quasi tutto ciò che metti online, semplicemente per il fatto che desiderano, hanno ricevuto così tanto valore da te che continuano a desiderare di ricevere ancora qualcosa e nel momento in cui pubblichi qualcosa di nuovo lo acquistano. Quindi con 1000 veri fan, 1000 persone che davvero che ti seguono, non è tanto per il gusto di avere fan, quindi non è un discorso di ego, ma è un discorso di business. Con 1000 veri fan riesci a mettere in piedi un business sostenibile per una persona che si pone online. Per cui, per esempio, se metti fuori, se produci contenuti o comunque prodotti, dai l'opportunità a questi 1000 veri fan di acquistare ogni anno un 100 euro di qualcosa, di spendere 100 euro con te, ecco, con 1000 veri fan produce un fatturato di 100.000 euro, che è più o meno un fatturato che va bene per un professionista, per un qualcuno che da solo si pone l'idea di mettere un business online. Chiaramente sono numeri che possono scalare diversamente, perché nel momento in cui magari hai un partner o hai dei dipendenti, a quel punto hai dei costi maggiori e quindi vuoi farli salire, quindi magari i fan non sono più 1000, diventano 2000, oppure hai bisogno di mettere fuori contenuti o prodotti per 200 euro all'anno piuttosto che per 100. Quindi non sono numeri da prendere così scolpiti nella pietra, però la cosa che è interessante è l'ordine di grandezza. Con 1000 fan che spendono mediamente 100 euro all'anno con te, riesci a creare un business, a creare un'attività che produce 100.000 euro di fatturato all'anno, che è più o meno quanto serve per vivere mediamente, no? Con una vita media, per vivere piuttosto bene. E tutto questo funziona se elimini gli intermediari. Per cui se hai degli editori, un publisher, un qualcuno che ti gestisce nel mezzo, che prende i tuoi prodotti, li mette sul mercato e ci fa un ricarico sopra, ecco che diventa difficile far funzionare questa matematica. Quindi ti consiglio di rivolgerti perlomeno ai tuoi 1000 fan, di rivolgerti in maniera diretta, salta gli intermediari, proponi ciò che hai da proporre in modo tale da riuscire a massimizzare le entrate e anche il tuo impatto sui fan. E gestire 1000 fan è impegnativo, può essere impegnativo, ma è certamente molto più gestibile che gestire milioni di persone o centinaia di migliaia di persone. Quindi ti consiglio, perlomeno come primo gradino, di cercare di puntare ad avere quei 1000 fan. Per dire, con 1000 fan
ha senso dire con 1000 fan riesco a mettere insieme una campagna Kickstarter. Il numero medio, la media di persone che riescono, che sono necessarie per far partire una campagna Kickstarter, quindi crowdfunding di successo, sono 241. Con 241 persone si riesce a far partire una campagna Kickstarter con successo. Quindi con 1000 fan riesci tranquillamente a far partire una campagna Kickstarter, riesci a far partire un business che voglia introdurre in qualche modo una nuova idea sul mercato. Quindi per avere successo ti bastano 1000 veri fan, produci valore a sufficienza da permettere a questi fan di investire su di te almeno 100 euro all'anno, che quindi ti produce un fatturato di 100.000 euro all'anno, e elimina gli intermediari, vendi direttamente ai tuoi fan, incassa direttamente quello che sono gli investimenti dei tuoi fan su di te senza mettere intermediari che facciano un ricarico su ciò che vendi. Io sono Marco Scabbia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web che non sia il mio blog, vai su www.marcoscabbia.com, poi lasciami un commento, lasciami una reazione, condividi questo post e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi.